Passiamo alla 15ª edizione del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio con Rodolfo Bianchi, anche stavolta candidato per un film. Dici qual è? Sono candidato per il film di Martin Scorsese, The Killer of Flower Moon, per Dogman di Besson e per Decision to Live di Park Chan-wook. Tanti film, ci puoi raccontare un po' di queste lavorazioni, brevemente? Beh, tutte molto belle, molto difficili, molto particolari. Quello di film di Scorsese è durato 3 ore e mezza. Dura 3 ore e mezza, insomma, voglio dire, un film in particolare, con grandi interpreti, e una storia molto, molto, molto interessante. E poi Dogman è il film di Besson, quindi già la firma, no? È importante. Poi abbiamo Park Chan-wook, che vinse Cannes l'anno scorso, quindi insomma, film bello anche quello, un giallo abbastanza interessante, voglio dire. Una piccola curiosità sul doppiaggio suo, Chuck Norris, ci racconta un po' del doppiaggio di questo mitico attore? Ma sai, a parte il fatto che sono 20 anni e passa e non lo faccio più, perché non ha girato più. Poi ho fatto per 6-7 anni le sue cose, i suoi film, la sua serie, ma non c'è, quello è. I miei attori sono altri, sono Skarsgård, Stellan Skarsgård, sono Depardieu, sono Jeffrey Rush, quindi insomma ho altro tipo di attori sui quali potrei raccontare. Lui è stato un viatico di quelli importanti, perché è rimasto e ancora oggi, come vedi anche tu, mi chiedi di lui. Invece Mel Gibson, questo lo fai anche Mel adesso? Mel Gibson lo faccio adesso da un po' di anni, no. Lo faccio da un po' di anni, da quando purtroppo è scomparso un collega carissimo, Claudio Sorrentino, che lo faceva prima di me, e poi adesso sono subentrato io. E questo, sono subentrato io sia con lui, sia con Michael Douglas, che era man mano, no? Purtroppo o per un motivo, speriamo mai, o per l'anzianità, si gira, si fa e si cambia. Bene, tutto qua. Grazie e in bocca al lupo per la serata. Grazie infinite.